Presidente, cosa ha imparato in questo? Allora, si dice che nella vita non si finisce mai da imparare. Io poi come medico imparo ogni quotidianamente, però veramente ho imparato innanzitutto il tennis, perché qui si gioca veramente a tennis, non quello che faccio io per divertimento e per dimagrire. E come ho detto prima, ho fatto i complimenti a questi ragazzi, perché ogni volta che gioco io sempre discussione, non capisco perché riga non riga. Qui non si è battuto ciglio, devo veramente fare i complimenti sia per le loro capacità, perché veramente mi è piaciuto moltissimo, e sia per la loro correttezza. Mi auguro che l'Italia possa andare avanti con questi bei giovani. Certo. Baldi, un saluto la lasciamo al circolo, Veglio che ha ospitato questa tappa. Tu che conosci il mondo, un tuo parere. Da ringraziare assolutamente per aver organizzato questa tappa, è un circolo molto carino, molto ospitali, quindi spero si rifaccia il prossimo anno. E diamo la notizia, no? Dal prossimo anno giochi con noi? Difficile, quello è difficile. Io però sono contento di tutti voi, eh? Non mai. Faccio distinzione. Bocca al lupo ragazzi, grazie dal Veglio Sport Club.